Kar-Raha, alternativa, incrocio, da 16 parole di Nava Ebraini, Keller Edizioni. Caramelle vampiro, dice Siavash, mentine ne ho già mangiate troppe. Appoggia la coppa delle caramelle sul tavolo di marmo bianco del salotto e si lascia cadere sul divano in pelle. L'appartamento di Siavash a Tehran Nord è all'11° piano, in collina, orientato a sud o forse a ovest. Da sinistra tutto lo spazio della zona giorno è tagliato dai raggi del sole che si accalcano all'interno attraverso le veneziane abbassate. Sediamo uno di fronte all'altro, a strisce. Arriva di corsa la figlia di Siavash, si prende un vampiro e lo tira finché non si rompe. Si ficca in bocca le due metà insieme. «Ne hai già mangiate abbastanza?» grida Fereste, che è in piedi davanti al bancone a isola qualche metro dietro Siavash e sta affettando i pomodori. Se vai avanti così, tra un po' non riuscirai a entrare nel tutù nuovo. La stoffa rosa si tende già adesso sulla pancia. La gonnellina sporge con un angolo di 90 gradi dal corpicino rotondo. Si prende un altro vampiro. Le sorrido. Come ti chiami? Gabi. Gabi? Guardo Siavash. Lui sospira, alza un braccio come stesse passando indietro una palla a sua moglie. Avevo una tirocinante tedesca che si chiamava così. A Fereste piaceva il nome. Stiamo zitti. E allora, dice Siavash, di colpo, piegandosi in avanti, poggiando i gomiti sulle ginocchia, tu cosa fai adesso? Sono la ghostwriter di un ghostwriter. Non capisco. Lavoro per un ghostwriter che ha molto successo e non può rifiutare nessun incarico. E la casa editrice? Loro sanno di te? No. Ma ragazza mia, allora non hai in mano un bel niente, dice lui in tedesco. Anche all'epoca mi chiamava ragazza, ma allora aveva ancora i capelli folti e neri. Non aveva le occhiaie e nemmeno i peli grigi sugli avambracci. Si passa entrambi le mani sugli stinchi, come se il mio sguardo l'avesse pizzicato. Fereste appoggia una coppa di insalata sul tavolo da pranzo e con la mano accarezza brevemente il legno laccato di nero. Questa è d'Ikea, dice, come a se stessa. Non è il caso di darsi tante arie, le grida Siavash. In Germania da Ikea ci vanno cani e porci. Siavash, ti avevo pregato di metterti dei pantaloni decenti. Si avvicina, lo sguardo puntato prima sui polpacci di Siavash, poi sul tavolo del salotto. E non hai nemmeno offerto niente da bere a Mona? Grazie, non disturbatevi, intervengo io. Mona è tedesca, se ha bisogno di qualcosa lo dice. Siavash si gira verso di me e prosegue in tedesco. A proposito, ho incontrato Bayer l'anno scorso a Amburgo, per quella rubrica su Stern, che fine ha fatto? Guarda i sottecchi Fereste, prosegue in persiano. Ha un negozietto da qualche parte a Billstedt o qualcosa del genere. Vende vestiti di biker usati. Dietro il bancone c'era una carta dell'Iran in un magazzino, come ho potuto vedere attraverso la rete di bambù, e c'era un'asiatica che guardava fisso davanti a sé. Già solo lo scenario mi ha irritato profondamente. E questo vorrà pur dire qualcosa. Siavash sogghigna. Comunque Bayer ogni tanto parlava di un guasto all'auto, diceva che oggigiorno è più economico comprarne una nuova che riparare quella vecchia. Parlava di gite sul Mar Caspio, con le guardie carcerarie e i Kalashnikov sui tappetini della macchina e sulla sua pensione. Sperava che gli calcolassero anche il periodo passato nel carcere, Evin. E intanto continuava a chiedere se magari potevo dargli una mano. E cosa volevo da lui? E come hai fatto a scriverci sopra una storia? Non ce l'ho fatta. Ci ho provato, ma quel che sono riuscito a mettere insieme avrei potuto venderlo solo a un giornale satirico, ma nemmeno a quello, perché in fin dei conti è soltanto un povero diavolo. Come abbia fatto un pesce tanto piccolo a finire in una cosa così grande, dico io, è la barzelletta del decennio. E come fanno alcuni pesci grossi a infilarsi in certi buchi tanto piccoli? L'avevo sempre pensato, quando vedevo mio padre dietro al suo bancone, incorniciato da verdure sotto vetro e conserve. Gabi si siede accanto a me sul bracciolo e mi guarda. Parli meglio persiano o tedesco? Siavash ride con la bocca aperta. Vedo un'ala di vampiro umide e luccicante sulla sua lingua. Se parlasse tedesco come parla persiano, sarebbe nei guai. Meglio in tedesco, dico a Gabi. Tu sai anche un po' di tedesco? L'anno prossimo andrà alla scuola tedesca, grida Fereste dall'isola della cucina. Ho
Un paio di parole, dice Gabi, e comincia a contare. Vampir, Journalist, Deutschland. 15. So già 15 parole. 15 non è niente male, mi complimento io. So anche dire Kreuzung, grida lei. Kreuzung? Baba dice sempre Kreuzung invece di Charaha. Guarda in direzione di suo padre. Un incrocio è un incrocio. Due strade si incrociano, chiuso. Charaha, quadrivio, che sciocchezza. Siavash fa una pagina, contempla sua figlia, prosegue in tedesco. I primi mesi ho cercato di parlare tedesco con lei, non funzionava. Qualunque cosa dicessi, suonava come se stessi doppiando un porno soft o stessi leggendo le istruzioni di un piano di cottura e induzione. Ho resistito 6 mesi per amore di Fereste, poi ho gettato la spugna. Ehi, anche noi vogliamo capire qualcosa. Fereste distribuisce le posate sul tavolo da pranzo. Suonano alla porta. La pizza! Grida Gabi e corre via. La pizza non sa di pizza. Neanche lo stesso strato di formaggio riesce a dare questa illusione. Sa di stufato alla persiana. Dopo che mi sono abituata, ne prendo un'altra fetta. Gabi lancia un'occhiata a sua madre. Siavash sghignazza. Vedi, Fereste? Lei è tedesca. Qualche le serve? Lo prende. Fereste mi appoggia una mano sull'avambraccio. Non fagli caso, sei a casa tua. Per mangiare, Fereste ha raccolto i lunghi capelli neri sulla nuca. Una volta gli zigomi alti la rendevano sensuale, immagino. Ora la fanno apparire severa. Prima di mordere la fetta di pizza che si è presa, toglie il formaggio con le lunghe unghie laccate di color argento e lo sistema sul bordo del piatto. Mentre mastica, osserva con aria accigliata sua figlia che mangia. Adesso basta, dice quando Gabi fa per prendere la terza fetta. Ma anche Mona ne ha mangiate 3 fette. Mona è adulta, tu sei una bambina. Mangia piuttosto un po' di insalata. Poso nel piatto la fetta che ho in mano. Stavo proprio pensando di prendere un po' di insalata. Anche Mona deve stare attenta, dice Siavash in persiano. Mette in bocca un cucchiaio pieno di pomodori e cetrioli e prosegue in tedesco. All'epoca, in un anno, si è ingrassata di brutto. Almeno non mi nutrivo di sole mentine, sussurro io senza guardarlo, e faccio per alzarmi. Fereste tenta più volte di farmi tornare sulla sedia, ma io mi oppongo, mi alzo e aiuto a sparecchiare. L'occasione è buona per salutare, penso. Ma in quel momento lei chiede: caffè o tè? Tè? Grida Siavash, che è tornato a mettersi comodo sul divano. Anche per me, grazie, dico, anche se so che devo andarmene, e non so cosa aspetta a farlo. Fereste ci porge il tè, si siede vicino a Siavash, mi guarda con impazienza. E adesso dimmi un po', ce l'hai un ragazzo? Oscopi ancora con Ramin. Siavash ha continuato a parlare in persiano. Lo fisso finché distoglie lo sguardo. Fereste salta in piedi, si scioglie i capelli. Chiede se voglio altro tè. Poso la tazza ancora mezza piena, mi alzo anch'io. Un raggio di sole mi acceca. Fereste fa per accompagnarmi alla porta. Io la fermo con un gesto della mano. La porta dell'appartamento sbatte, neanche l'avessi fatto apposta. L'ascensore è completamente rivestito di specchi e da ogni angolazione ho l'aria di qualcuno che è stato appena lasciato. La mia espressione, la postura. Abbasso le spalle, come mi ha consigliato Jean, spingo in avanti il petto, rilascio i muscoli dietro le orecchie per distendere i tratti del viso e ora sembro una persona che ha appena lasciato qualcuno. E allora lo specchio diventa una coppa che si riempie, finché non vedo tutto annacquato. L'ascensore si ferma al quarto piano. Deglutisco e mi asciugo in fretta le lacrime dalle guance. Entra una signora di una certa età con gli occhiali da sole. Le lenti marroni le coprono per metà il viso piccolo e rugoso. Gli occhiali si spostano un po' in su quando mi sorride. Mentre percorriamo i restanti 4 piani, sposta pian piano il peso da un piede all'altro e viceversa. Abbasso lo sguardo. Porta scarpe da ginnastica Nike azzurre. Pensavo che Siavash e io stessimo percorrendo la stessa strada, ma non era così. Le nostre strade si sono incrociate solo per caso e Siavash conosce una direzione sola, sempre diritto, mai uno sguardo indietro, anche se non ha l'aria di aver scelto lui la direzione della sua vita. Non ho Charaha, diceva Maman Borzog quando si vedeva in una situazione senza via d'uscita. Anche lei, forse, non aveva mai avuto la sensazione di decidere liberamente la propria strada. Al momento di uscire dall'ascensore, cedo il passo alla signora anziana, però sono più veloce a raggiungere l'ingresso del palazzo.
Sto per aprire la porta quando lei grida: Non dimenticare il tuo chador, ragazza mia! Sembra così premurosa, come se avesse un'alternativa.